Ciò che rende il corpo umano così sofisticato è il fatto di essere in grado di guarire e rigenerarsi da solo. Una prodezza di cui nessuna macchina è capace. Le cellule del nostro corpo si rinnovano costantemente. Quelle della pelle si ricambiano ogni 15 giorni. Le nostre ossa si riformano ogni 10 anni. Mentre ogni 15 si rinnovano completamente i nostri muscoli. La prossima frontiera della medicina è trovare il modo di utilizzare le cellule staminali, le costruzioni interne al nostro corpo, per ripararlo quando ce n'è bisogno. Proprio come le cellule staminali trovate in un minuscolo embrione diventato bambino. 4 giorni dopo essere stato concepito, questo bambino era fatto di circa 30 cellule staminali, che hanno una strabiliante qualità. Possono trasformarsi in tutti i tipi di cellule del nostro corpo. Nel giro di pochi giorni possono diventare cellule cardiache, cellule epidermiche, cellule nervose, cellule cerebrali. Il professor John Hunt dell'Università di Liverpool esegue ricerche d'avanguardia sulle cellule staminali e sul loro potenziale come espediente medico. La magia della cellula staminale è che ha la capacità di riportare il paziente al suo precedente stato di salute e di benessere. Fornisce l'opportunità di ricostruirsi. Una cellula staminale è una cellula che potrebbe trasformarsi in qualsiasi altro tipo di cellula del nostro corpo, quindi non è matura, non ha ancora stabilito quello che vuole definitivamente diventare. Ha davanti molte opzioni e intraprende la strada che preferisce. La sfida per la scienza è individuare un modo per indicare alle cellule staminali in cosa devono trasformarsi e assicurarsi che non diventino qualcos'altro. E il giorno dopo, la tartaruga andò nel prato. Una delle metafore che preferisco per descrivere le cellule staminali è un asilo dove c'è un gruppo di bambini di 5 anni sul tappeto. La maestra li guarda e loro guardano lei, prestando molta attenzione. Ma appena la maestra si volta o esce dall'aula, scoppia il caos. Si scatena l'inferno. Vanno via e fanno quello che vogliono. Ed è questo il problema che abbiamo con le cellule staminali. Se diamo loro i giusti segnali e i giusti stimoli, riusciremo a contenerle e a mantenere la loro attenzione. Se poi queste cellule vengono impiantate, non è più possibile monitorarle, non ne siamo più in grado. Scappano e fanno quello che preferiscono, fuggono da tutte le parti. Trovare i giusti segnali che dicano alle cellule staminali esattamente cosa fare e in quale punto del corpo non è un'impresa semplice. Scientificamente sappiamo che funzionerà. Le cellule staminali funzioneranno, la questione è quando. Una volta trovata la soluzione, cambierà la vita di ognuno di noi, delle nostre famiglie, tutto. Ma mentre si va avanti per scoprire i segreti delle cellule staminali, ricercatori in tutto il mondo fanno enormi progressi per rivelare cos'altro nasconde il nostro corpo. Sfruttare lo straordinario potere che ha di guarire da solo è il prossimo obiettivo della ricerca.